Bene, bentornati e bentornate per una nuova puntata di Mr. Micro e The Vintage Vault. Io sono Max e sono appassionato di videogame e storia dell'informatica di consumo, oltre che un collezionista di vecchie macchine. Come ogni venerdì ci ritroviamo nel nostro angolo, l'angolo del Commodore 16 e del PS4, venerdì 16, dove gioco a un gioco in real hardware, un gioco scelto in base ai miei gusti personali e quello che ritengo interessante proporvi. Ad ogni modo, non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere il gioco della giornata. Naturalmente, subito dopo la consueta sigla! Bene ragazzi, bene e ragazze, bentornati e bentornate come dicevamo. E andiamo a vedere cosa vi ho preparato per questo venerdì. Oh, eccoci qua, pronti a vedere il gioco della giornata? 3, 2, 1. Digi! Digi The Ultimate Cartoon Adventure. Allora, dopo una serie di puntate che abbiamo detto sono state, diciamo, hanno preso in considerazione i giochi del 1984 e l'una del 1900 con un gioco del 1986, ci spostiamo un altro passettino più avanti nel tempo con una conversione di un gioco del 1987. Digi The Ultimate Cartoon Adventure. Digi è un titolo estremamente famoso, appartenente, diciamo, al solito filone del British Soft. Fu realizzato nel 1987 dagli Oliver Twins, ovvero i gemelli Oliver. Sviluppato inizialmente per ZX Spectrum e Amstrad, fu poi in seguito portato anche su Commodore 64 e numerose altre piattaforme. Questa conversione che vedremo oggi è opera del programmatore inglese Dave Percy, conosciuto anche con lo pseudonimo di Ulysses 777. È un talentuoso sviluppatore inglese che nel 2020 ha deciso di convertire questo titolo sicuramente iconico per la piattaforma 264. Allora, Dizzy, come dicevamo, è un gioco di genere dell'87 e è un gioco sostanzialmente un action adventure con schermata fissa, quindi torniamo sempre sull'impianto classico del gioco inglese di quegli anni, in cui il protagonista è un personaggio, diciamo, antropomorfo a forma di uovo di nome Tizzy. Il gioco è ambientato, diciamo, in un setting di tipo fiabesco, in cui il nostro eroe deve in qualche modo ritrovare una serie di oggetti magici, no? Abbiamo ancora una volta a che fare con una serie di oggetti magici. Sono una parrucca del Leprechaun, un rivestimento d'argento di una nuvola, una piuma di vampiro, una birra del troll e depositarli nel solito calderone per creare una pozione per sconfiggere il solito malvagio mago di turno, Mago Zax. Quindi abbiamo detto che in sostanza è un gioco che prevede la raccolta di oggetti e lo spostamento attraverso vari livelli per ritrovare questi oggetti e diciamo, servircene nel nostro viaggio fino a poi appunto riportare gli oggetti principali del gioco all'interno del calderone e quindi sconfiggere il mago. Una cosa curiosa di questo gioco che diciamo, in qualche modo è stato molto iconico, come dicevamo, per quegli anni è che in alcuni punti del gioco addirittura sono citate alcuni versi della poesia di J. Milton Hayes, The Green Eye of the Yellow God, che era, diciamo un genere, apparteneva a un genere di poesia narrativa che andava di molto di moda agli inizi del Novecento in Inghilterra,
e che in qualche modo è stata, diciamo, citata in maniera dotta all'interno del gioco come suggerimenti. In alcuni punti del gioco sono queste frasi all'interno del banner, c'è cioè un banner all'interno delle schermate del gioco. Però come siamo arrivati in qualche modo a Dizzy, no? Questo iconico personaggio. Beh, raccontiamo la storia, naturalmente perdiamo un po' di tempo in chiacchieracce che ci piacciono tanto e parliamo, voglio parlare un po' della storia dei gemelli Oliver. Allora, i gemelli Oliver nacquero, diciamo, nei dintorni di Liverpool nel 67, quindi sono, diciamo, appartengono alla generazione X, ai primi nati della generazione X. Il loro interesse ai videogiochi è iniziato nell'80, quando, più o meno all'età di 12 anni, un amico di scuola, li invitò a casa loro e gli mostrò un Apple II. Che era del padre, chiaramente, che era una macchina costosissima, facendogli vedere una serie di giochi che erano un paio di cloni di giochi creato da Barr e la conversione di Zork, del mitico Zork. A quel punto i nostri cari gemelli Oliver si fecero comprare dai genitori una console, un Pong, una console Pong, un clone di una console Pong per £20, perché le macchine erano estremamente costose all'epoca, i microcomputer erano estremamente costosi e quindi optarono per questa console che era invece economica e diffusa, era una cosiddetta console codeless, quindi questa console non faceva uso di codice, ma unicamente di un gioco relativo ai transistor all'interno del chip che veniva usato per creare queste console, un gioco di porte logiche che permetteva di sostanzialmente avere un videogioco, pensate, senza codice. E che cosa succede? Che nell'81 i gemelli Oliver erano figli di una famiglia composta da 5 figli, una famiglia numerosa. Il loro fratello maggiore Martin acquista per £50 un ZX81 che aveva un solo K di RAM, era in bianco e nero, insomma, era una macchina molto limitata, ma estremamente economica. Quindi loro in quel modo entrano in contatto con la programmazione. Loro passano tantissime ore a imparare il basic e ricreano il gioco del Pong sullo ZX81. Da lì a poco, chiaramente, vanno dai genitori chiedendogli di comprare che cosa? Di comprare un Dragon 32 per poter passare a una macchina più potente. Una macchina che stava per uscire nell'82, una macchina che in Italia non è molto famosa, un clone del TRS-80 e con il computer americano, che invece è molto diffuso, perché ha avuto una vita molto breve e non è neanche stata importata nel nostro paese, ma che comunque era una macchina interessante. Loro scelgono il Dragon 32 per via del prezzo, £200, che era abbastanza accessibile per le loro tasche e le caratteristiche di tutto rispetto. I genitori gli dicono di no e loro quindi lavorano per 6 mesi consegnando giornali, pensate un po', per comprarsi questa macchina. Arrivano a avere £100, gli altri £100 glieli danno i genitori, finalmente comprano questo fantastico Dragon 32 e cominciano anche in quel caso a programmarlo, a lavorarci sopra. Fino a quando addirittura un loro lavoro. Il loro primo lavoro viene pubblicato sulla rivista Computer and Video Games nel dicembre dell'84. La rivista accetta di pubblicare il loro primo gioco che è Roadrunner. Quindi listato, il primo gioco pubblicato dei gemelli Oliver è un gioco stampato. E loro ricevono ben, ci sono fonti che dicono £10, altri dicono £50 per questo listato. Che mettono da parte perché in quel momento già hanno deciso di voler cambiare macchina perché il Dragon ormai è condannato, ormai è una macchina condannata. In realtà, quando viene pubblicato il gioco, loro già non hanno più il Dragon 32 perché sono passati. Perché viene pubblicato dopo un bel po', loro spediscono nell'83 l'estate, ci mettono un anno, questi li pubblicano nell'84, quando ormai il Dragon 32 era sostanzialmente defunto e loro l'avevano venduto. E erano riusciti a convincere i genitori, portando il Dragon 32 al negozio e aggiungendoci dei soldi, a farsi comprare il mitico BBC Micro, che è un computer, anche questo in Italia mai arrivato, ma in Inghilterra diffusissimo, perché faceva parte del programma di istruzione scolastico che diciamo, il Ministero inglese dell'istruzione aveva voluto per tutte le scuole in Inghilterra.
Addirittura per questo motivo avevano commissionato questo computer, proprio lo studio, la realizzazione del computer, diciamo all'epoca fu detta una gara che fu vinta dalla Acorn, che realizzò appunto il BBC Micro, una macchina iconica dove c'erano molti giochi. E loro quindi che cosa succede? Addirittura arrivano a vincere un concorso, pensate un po', un concorso televisivo al The Saturday Night Show, che era diciamo un programma televisivo molto famoso in Inghilterra in quegli anni, parliamo appunto dell'83, periodo in cui loro avevano appunto venduto già il Dragon 32, quindi vincono questo concorso di videogiochi, creazione di videogame, e da lì cominciano a diventare abbastanza famosi, perché lì contatta Eaglesoft e loro cominciano a sviluppare non solo giochi in Basic, ma anche in Assembler. Imparano l'Assembler 6502, perché BBC Micro era basato su 6502, cioè la CPU 6502. Ed è in quel momento che realizzano tanti software per Eaglesoft, e cominciano il loro periodo, diciamo, proprio, non direi professionale, ma quasi, insomma, perché comunque andavano ancora a scuola, e arrivano a fare tante produzioni, fino a che a un certo punto non comprano un Amstrad CPC 464, e che cosa succede? Succede che cominciano poi a sviluppare i software che li renderanno molto molto famosi. Quindi, gli Oliver Twins, Gianelli e Oliver, diventano famosi sull'Amstrad, dove sviluppano due interessanti, oltre che giochi, come dicevamo, due interessanti utilities: la Panda Sprite, che sarà poi usata nella creazione di Dizzy, del personaggio di Dizzy e degli sprite di Dizzy, e la Easy Heart, che era praticamente un software di disegno per l'Amstrad. A quel punto arriva la svolta. Nell'85 loro, dopo aver pubblicato diversi giochi, dicevamo, per Eaglesoft e per altri publisher più piccoli, arrivano alle CTS, che è una fiera molto famosa di Londra, dove conoscono i fratelli Darling, che erano i proprietari della Codemasters. Riescono ad entrare in contatto con loro e i fratelli Darling gli commissionano una serie di titoli, che sono innanzitutto Super Robin Hood, Grand Prix e poi Ghost Hunter, scusate, che diciamo è l'ultimo titolo prima di Dizzy. Super Robin Hood e Grand Prix avranno un grandissimo successo di vendite. Super Robin Hood procurerà ai gemelli Oliver 10.000 pound in royalties, quindi cominciano a vedere i soldi, i soldoni, come si direbbe oggi, big money. E quindi arriviamo a Dizzy, che in qualche modo rappresenta il loro grande successo di quegli anni. Il personaggio di Dizzy, abbiamo detto che è un personaggio un po' particolare, no? È a forma di uovo, pensate un po', e loro, diciamo, nel loro immaginario, Gianelli Oliver, decidono di farlo così perché? Perché all'epoca i personaggi dei giochi avevano una testa molto piccola, priva di espressioni. Loro vogliono, diciamo, in qualche modo conferire una grande espressività al personaggio, quindi inizialmente addirittura erano solo un cerchio con delle mani, dei guanti e delle scarpe, dei piedini. In realtà poi lo fanno diventare un uovo, un ovetto, e gli danno questo nome Dizzy per via della capriola, quindi diciamo vertigini, che fa saltando, questa rotazione di 360 gradi ottenuta grazie appunto al Panda Sprite Editor che abbiamo visto all'inizio. Dizzy ha un grande successo di vendite, di pubblico, diventa iconico e avrà tantissimi seguiti, sarà portato per tante piattaforme, insomma, un grandissimo titolo. Però andiamo alla conversione di Dave Percy, che vediamo oggi. Dunque, innanzitutto Dave inizia con... abbiamo un approccio completamente differente rispetto a TCFS che abbiamo visto in tutte le puntate precedenti. Dave approccia la conversione del gioco andando a sostanzialmente convertire il codice dello Z80 utilizzato per lo ZX Spectrum e poi successivamente per l'Amstrad CPC.
Quindi non fa altro che andare proprio andare a vedere come è fatto questo codice e a proprio tradurlo in istruzioni per il 6502, che è il processore che usa il serie 264. Alcune caratteristiche, infatti, che sono presenti sul Commodore 64, come la caduta graduale, la possibilità di far cadere oggetti a mezz'aria, non sono presenti. L'unica cosa che è presente della versione Commodore 64 è l'intelaiatura, la cornice, degli alberi. Il resto è codice, che proviene dal motore dello ZX Spectrum con le musiche che arrivano dalla versione Amstrad CPC. Inoltre, durante la fase di sviluppo, Dave ha portato alcune modifiche per correggere inefficienze presenti nel codice originale dello Spectrum, ad esempio la gestione degli oggetti interattivi che è stata ottimizzata, e in generale, una correzione del controllo, della posizione degli oggetti che veniva effettuata praticamente ogni ciclo del processore. Io direi che può andare bene così, non perdiamo ulteriore tempo in chiacchiere, anche se secondo me è stata interessante almeno rivedere la storia dei gioielli Oliver, e andiamo a vedere il gioco direttamente in postazione. Eccoci, allora. Giocherò non troppo a questo gioco, giusto per in qualche modo... In qualche modo, ecco, farvelo vedere, come dicevo più volte. Io non ho la pretesa, anche perché sono una sega, di finire i giochi, ma voglio proporveli in modo tale poi da stimolarvi e magari farci qualche partita. Allora, DZ è un gioco che in realtà sul Commodore 64 non è mai stato un gioco molto famoso, no? Perché tra l'altro è venuto dopo, no? È un gioco classico dello Spectrum, no? E dell'Amstrad, non è un gioco iconico per il Commodore 64. Però proprio per questo forse io lo so, è anche maggiormente adatto rispetto a quanto abbiamo visto, morto, perfetto, sbagliato, quanto abbiamo visto fino a oggi. Perché? Perché poi se ripensiamo, mamma mia, se ripensiamo a quello che abbiamo visto, detto con Bill Heard nella puntata numero 1, che in altre puntate ne ho parlato. Mamma mia, ricominciamo da capo, mi suicido, rifacciamo un'altra partita. La serie 264 nasceva da capo, nasceva proprio per competere con lo Spectrum. Quindi forse concettualmente è anche giusto che in qualche modo, che in qualche modo, ecco, riprendiamo un po' nelle intenzioni, no? Qualcosa che era stata fatta per lo Spectrum, che potete vedere gira benissimo la conversione sulla piattaforma 264. Quindi anche questa volta noi riusciamo a intuire quanto, diciamo, in qualche modo questa serie avrebbe potuto dare se fosse stata supportata correttamente e soprattutto se fosse stata venduta al prezzo giusto e non a dei prezzi assurdi, avrebbe sicuramente spopolato, perché era, secondo me, dal mio punto di vista, superiore in tutto e per tutto allo Spectrum. Anche la versione basic della serie 264 è eccezionale rispetto a quello del Commodore 64, cioè ha tantissimi tantissimi comandi in più, insomma è veramente ben fatta. La versione eccezionale, cioè comandi che hanno a che fare con la grafica, insomma. Andiamo a destra. No, ma che sega. Cascata la mela. Oh, non mi è mai cascata, ragazzi. Mai cascata. Ho fatto una serie di partite di prova per provare, perché vorrei provare ad andare leggermente più avanti rispetto al solito. E naturalmente con la maschera gioco malissimo. Perché comunque sono andato parecchio avanti. E vi dirò di più, che è proprio divertente di zip. Porca miseria. Oh, questo pezzo l'ho sempre passato, ma non lo passo. Sì, è divertente. È divertente, è un gioco che è difficile, ma non impossibile. Per esempio, Monty, secondo me, era un gioco. Ma colla. Va bene.
Ultima partita, vediamo se riesco ad andare un pochino più avanti, se no poi diventa troppo lungo. Monty era un gioco sicuramente difficilissimo, impossibile, mentre questo no. Questo, ragazzi, con un po' di soluzione sotto mano, perché chiaramente gli enigmi sono, insomma, in alcuni casi veramente tipo questo, boh, la pistola qua, boh, non lo so. Sono difficilmente interpretabili, però diciamo, facendosi aiutare per la parte di enigmi da una buona guida, la parte platform è tranquillissima, cioè no, non è impossibile, anzi, è abbastanza semplice. Adesso sto giocando male perché, come al solito, sono una sega, mi distraggo, diciamo, mentre parlo, ma un giocatore normale questo gioco lo finisce con facilità, secondo me, avendo chiaramente, come dicevo, una buona soluzione sotto mano. Ok, adesso andiamo un pochino avanti, dai, qualcosina, voglio provare a far vedere qualcosina un po' più avanti per non morire in tristezza come al solito. You are entering in the haunted forest. Ah, haunted forest. Quello è il famoso banner che dicevamo prima, no? Che in alcuni punti di gioco. Un calma si supera, un calmina. Che in alcuni punti di gioco ci darà degli indizi usando le frasi della poesia che vi dicevo prima. Qui è difficile sto pezzo, facciamo passare il ragnello. Agnello, accidente, polina. Ecco, vabbè, uguale, meglio così. Allora, qui dobbiamo andare avanti, poi ci ritorniamo dopo. Questo è un pezzo abbastanza facile. La cavanna dell'eremita. Bello, queste sono cose dei giochi inglesi che adoro. Cosa dei posti che avevano questi nomi, no? Anche in Maniac Miner c'è questa cosa qua, eccezionale. Certo, per chi non ha vissuto quegli anni, possono in qualche modo, ecco, possono sembrare dei giochi forse molto primitivi, però insomma dovete considerare che parliamo, oddio, parliamo comunque degli albori dei videogame, no? Allora, c'è da dire che Dizzy ha un impianto visivo, secondo me, per quanto mi piaccia, diciamo, forse, e anche di gioco, forse è un po' vecchio per quegli anni. Madonna che sega. Forse è un po' vecchio per quegli anni, perché già eravamo in un momento in cui i giochi stavano cambiando. Cioè, parliamo, questo è un gioco uscito nell'87 per ZX Spectrum e Amstrad, e addirittura nell'88 per Commodore 64. Ricordiamo che in quegli anni, tra l'87 e l'88, mannaggia la pupazza, sono morto, arrivò il Master System e il NES. Quindi, diciamo, la qualità dei giochi era un altro livello. Cominciarono, anche Commodore 64 stava sviluppando titoli fortissimi, bellissimi, scrolling usato, insomma, parecchio. Un momento di cambiamento che però in qualche modo, diciamo, i gemelli Oliver non avevano, secondo me, dal punto di vista visivo, ancora colto. Ecco. Bene, io direi che ci possiamo fermare qui. Io vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda dell'ora del giorno in cui state vedendo questo video, e mi auguro di vedervi ancora una volta per una nuova puntata del Vintage Vault il venerdì, sempre con la piattaforma 264. Sigla!